La palma della gloria non è serbata se non a chi combatte da prode fino alla fine. Incominci dunque quest'anno il nostro santo cambiamento. Dio ci assisterà e coronerà di un eterno trionfo. Dicembre è la fine dell'anno e sono gli auguri che vi diamo a tutti voi telespettatori di Radio Tele Padre Pio. Sta terminando quest'anno e vogliamo ringraziare il Signore per quest'anno che ci ha dato e che ci ha benedetto e per l'anno nuovo che domani inizierà. E lo inizieremo con che cosa? Con una bellissima festa. Il primo dell'anno inizia sempre con la solennità della Madre di Dio, la Theotokos. La Madre che Padre Pio ha sempre amato, ha sempre venerato. Diceva, vorrei avere una voce sì forte per dire a tutto il mondo, amate la Madonna. Se potessi, diceva, la chiamerei Dea. Quindi il nuovo anno inizia con la festa, la solennità della Madre di Dio. E l'anno oggi termina. Termina con la benedizione di Padre Pio che ci esorta, come sempre, a camminare sulla via della santità, che ci esorta, come sempre, ad iniziare domani il nuovo anno iniziandolo santamente. Vedete, dice, incomincia dunque quest'anno il nostro santo combattimento. Il combattimento c'è sempre, da lì non possiamo scappare, c'è sempre. Ogni anno c'è il suo combattimento, la sua gioia, i suoi dolori, ma anche tutte le altre cose belle che il Signore ci darà. E noi lo facciamo in compagnia di Padre Pio. Padre Pio che ci aiuta a terminare quest'anno, che ci aiuta ancora a guardare a questo bambino che in questo mese di dicembre ci ha guidati, ma che ci guiderà ancora domani, iniziando il primo dell'anno, come dicevo, con la Theotokos, la Madre di Dio, e chi porta la Madre di Dio fra le sue braccia? La Madre di Dio fra le sue braccia porta il bambino Gesù, ce lo presenta, dice, ecco mio figlio, ecco il bambino, quel bambino che avete contemplato nella grotta di Betlemme, oggi io lo porto fra le mie braccia, nel mio grembo, ve lo do a tutti voi, è il bambino che è venuto a portare la pace, la serenità. Allora vogliamo terminare questo fine d'anno con la preghiera, nel ringraziare il Signore per tutti i doni, per tutti i benefici, per tutte le grazie che ci ha concesso, che vorrà ancora concederci. E lo preghiamo di iniziare questo nuovo anno santamente, chiedendo a Lui tutte le grazie necessarie per poter andare avanti, la salute, il lavoro, le necessità spirituali, le necessità fisiche. Noi chiediamo tutto al Signore, perché siamo Suoi figli. E un figlio che cosa chiede al papà, alla mamma? Chiede aiuto. Noi chiediamo aiuto al Signore. E come figli il Signore ci aiuta, non ci abbandona mai il Signore. Però anche noi dobbiamo essere con Lui, dobbiamo essere sempre, ecco, riconoscenti, disponibili a fare sempre la Sua volontà, anche quando ci costa. Però vedete, Padre Pio è stato un maestro, in questo tempo ci ha guidato in tutto il mese di dicembre, l'Avvento, poi il Natale, adesso concludiamo. E gli auguri più belli che posso fare ad ognuno di voi, nelle vostre famiglie, ecco, da parte anche di Radio Tele Padre Pio, è quello di vivere nella pace, nella serenità. Vedete il messaggio di Padre Pio che entra nelle vostre famiglie. Cos'è un messaggio di pace, un messaggio di speranza? È la preghiera che entra nelle vostre case, è la pace di Dio, è la serenità. Ecco, questo è quello che noi vi annunciamo.
È quello che Padre Pio ha fatto con i suoi figli spirituali quando lo incontravano. Li voleva bene, piangeva per i figli spirituali, piangeva e li accontentava pure questi figli spirituali. Voglio terminare con un aneddoto che mi è stato raccontato da Padre Guglielmo Alimonti, questo carissimo figlio spirituale di Padre Pio. Una donna dice che venne qui a San Giovanni Rotondo e Padre Pio aveva già dato la sua benedizione dalla finestrella con il suo fazzoletto bianco. E quando arrivò questa donna gli dissero: ma Padre Pio ha già dato la benedizione, figlia mia, ormai non esce più. E lei, piena di fede, dice: no, no, io mi metto lì perché so che il Padre mi darà una benedizione grande, grande, grande. Ma tutti l'hanno guardata come per dire: ormai hanno chiuso la finestrella, non ci sarà più benedizione. Ad un certo punto, nella cella di Padre Pio, Padre Eusebio Notte, che lo assisteva, era lì con lui. E allora Padre Pio le disse: per favore, Padre Eusebio, dammi quel lenzuolo. E cosa ne fate del lenzuolo? E allora prese il lenzuolo, aprì la finestra e salutò questa donna con il lenzuolo. E la donna, rivolta a quelle persone, aveva detto: avete visto che il Padre mi ha dato una benedizione grande, 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 con il lenzuolo. Per dire, Padre Pio, quanto era delicato e quanto leggeva nei pensieri e quanto leggeva nei cuori, il Signore le aveva dato queste grazie anche per accontentare i suoi figli spirituali. Auguri e pace e bene a tutti.